Ed eccoci qui a distanza di 3-4 mesi dall'ultimo video, ma sono tornato. Ho ufficialmente ripreso gli allenamenti, chiaramente non con lo stesso volume, con gli stessi carichi pre-Ironman, ma ce la sto mettendo tutta per tornare in forma. Anche perché il primo progetto, la prima sfida di quest'anno sarà a maggio in Toscana. Più precisamente farò il Titanium. Lo conoscete, l'avete già sentito? È una gara di triathlon non convenzionale per definizione. Perché? Perché non rispecchia i classici standard del triathlon. Si parte dal lungomare di Viareggio e si fanno 2 km in mare. Si prosegue poi in bici per circa una settantina di chilometri fino ad arrivare alla città di Lucca. Si correrà per altri 30 km intorno alla città e penso che sia un'occasione più unica che rara. Alla fine dei 30 km si risale in bici per tornare sul lungomare di Viareggio, dove ci sarà l'arrivo. Penso che oltre ad essere una bella gara sia anche un'ottima occasione per passare un weekend fuori in famiglia e godersi un po' la meravigliosa Toscana. Se siete curiosi e volete partecipare, vi lascio qui sotto in descrizione il link per potervi iscrivere. È una sfida strana, una sfida nuova, proprio per questo mi ha incuriosito e ho deciso di partecipare. Come avrete capito dalle distanze, non si tratta di uno scherzo, perché comunque i chilometri sono tanti. Questo significa che dovrò riprendere seriamente con gli allenamenti e cercare di stare il più serrato possibile con i tempi e rispettare la tabella di marcia. Non vi nascondo che in questi mesi ho fatto poco o niente per vari motivi, non sono stato così costante da proseguire con gli allenamenti dopo l'Ironman e questa cosa la sto pagando a caro prezzo adesso, perché non potete capire con quanta rapidità ho perso tutto quello che avevo guadagnato prima. Prima riuscivo a correre facilmente, senza il fiatone, facendo anche dei discreti tempi, nuotavo per parecchi chilometri. Adesso che ho ricominciato invece è molto molto dura. Non me l'aspettavo, perché comunque pensavo che tutto il culo che mi sono fatto per un anno comunque si conservasse per un po' di tempo. In realtà non è stato così, ho perso praticamente tutto in brevissimo tempo, però non è mai troppo tardi per ricominciare e rimettersi in forma. Non vi nego anche che passate le feste, dopo un periodo di relax, ho messo su qualche chiletto, forse si vede anche dalla faccia, ma non è un problema perché, come mi ha insegnato il percorso dell'Ironman, con piccoli passi ma costanti giorno per giorno tornerò in forma, ve lo prometto. In tantissimi mi avete chiesto quale Ironman farò nel 2023. La verità, ragazzi, è che non lo so ancora e in tutta onestà non so se sarò in grado di prepararmi per un Ironman. Probabilmente riuscirei a farne uno e a finirlo. La verità però è che non mi va di gareggiare così tanto perché il mio obiettivo è quello di migliorare assolutamente il tempo che ho fatto nel primo Ironman, e per fare questo però dovrò allenarmi molto intensamente e cercare di trovare il tempo per gli allenamenti. Naturalmente, dato che il triathlon è diventata la mia passione, cercherò di trovarlo e nel corso del 2023 vedrò se effettivamente potrò riuscire a partecipare a un Ironman o meno. C'è un Ironman che mi piacerebbe fare particolarmente, non posso dirvi quale, posso dirvi solamente che non è in Italia. Parallelamente al triathlon sto portando avanti un'altra sfida che è legata al freddo, e forse qualcuno di voi ha già capito di cosa si tratta. Ho deciso di farla perché il freddo per me è una cosa molto fastidiosa e quindi credo che cercare di lavorare sulle cose che mi danno fastidio possa aiutarmi in qualche modo a crescere a livello personale. Perciò cercherò di riportare anche questa sfida sul canale. Al prossimo episodio vi svelerò qual è. Detto questo, io riprendo con l'allenamento di oggi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Continuate ad allenarvi. Ciao. Ridillo. Allora, sono le 8:25, domattina alle 5, alla sua ultima sveglia, io vado a correre. Prima eri più determinato. Domani mattina alle 5 vado a correre. Tanto te, guarda come ridi. A che ora ti svegli te? L'ultima sveglia di Luca? A che ora è? Alle 5?